Adesso Massimo Zedda, che risponderà anche a alcuni quesiti che poneva Silvio. Com'è possibile che ci sia una città ferma, che non valorizza l'ambiente, che non accoglie i giovani, che non apre i suoi spazi a tutti, eccetera, eccetera. Com'è possibile questo e come intendiamo farlo noi? Buonasera a tutti, io ringrazio il Partito Democratico, il Partito Democratico di Cagliari, Iuri in particolar modo, col quale mi sono confrontato e mi ha dato una mano nella fase iniziale, prima dell'apertura formale della campagna elettorale all'indomani delle primarie. Ringrazio ovviamente Silvio Lai qua presente, professor Gessa, Francesca Barraccio che ha promosso l'iniziativa di oggi insieme al Partito Democratico, e ringrazio Deborah Serracchiani che è nostra ospite in terra di Sardegna ed è qua per darci una mano, per dare una mano a me ma a tutti noi in questa campagna elettorale non semplice. E ringrazio Luisella Ghiani che insieme a me affronta in prima persona la battaglia nella municipalità di Pirri. Come ci si sente nell'affrontare da giovane? Sì, benché, però ci tengo a precisarlo, il Partito Laburista Inglese svolge le sue primarie, si confrontano due fratelli, uno di 40, uno di 42, e verrà il fratello che ha vinto, sarà candidato alla guida, speriamo vincente, dell'Inghilterra, che è qualcosa di un po' più articolato e complesso anche su scala mondiale di quanto non sia il governo della città di Cagliari, per cui il problema non è quanti anni hai. Per quanto riguarda il mio avversario Massimo Fantola, è dimmi che riforme fai e ti dirò chi sei. Non è sufficiente definirsi riformatori per far riforme. Ringrazio tutti voi e spero che coloro che qua non hanno alzato la mano siano comunque elettori di Cagliari e votino a Cagliari, o perlomeno si impegnino a cercare un voto, così come suggeriva Silvio, di qualche amico, conoscente, parente cagliaritano. Ringrazio il Partito Democratico in modo sincero, perché non era scontato. Io l'ho detto l'altro giorno in campagna elettorale, mi è stato insegnato che non si dà niente per scontato, chiedo anche il voto a mio padre, a mia madre, a mia sorella, perché non si sa mai, quindi non do niente per scontato. E non dando niente per scontato, io ho potuto apprezzare l'impegno del Partito Democratico. Leggo ogni tanto nei blog, nei siti, nei giornali, che il tema è quanto si potrà impegnare, quanto si impegnerà il vostro partito. E siccome è più di un'occasione che il Partito Democratico mi chiama a parlare con i suoi massimi esponenti nazionali, verrà Bersani il 2, mi pare, a Cagliari, cioè, mi pare che non sia possibile sostenere che il Partito Democratico non si stia impegnando in una battaglia per le comunali di Cagliari pensando alla vittoria, se, come dire, dal livello locale a quello regionale a quello nazionale c'è un impegno massimo dei dirigenti, dei candidati, delle sue strutture in questa campagna elettorale. Allora, eliminiamo il problema non c'è, anzi, a me fa piacere, perché quando mi hanno chiesto anche subito dopo le primarie quale potesse essere l'impegno del Partito Democratico, io ho augurato al Partito Democratico il 40% dei voti, al mio partito il 25%, agli altri della coalizione il 15%, insomma raddoppiamo i voti perché ci serve e lasciamo qualcosina agli altri, per non essere egoisti, in un periodo di egoismo diffuso. Si diceva Cagliari e la Sardegna. Io sono convinto, perché anche a rileggere le pagine persino dei giornali che si stampavano, dei partiti sardi che trattavano la questione delle questioni sarde, delle zone interne, noi ci siamo sempre concentrati nella nostra storia, anche in Rinascita Sarda, sulle zone interne, l'emancipazione delle zone interne. Abbiamo sottovalutato la città, però non si può neanche dire che noi
apriamo oggi la campagna elettorale, perché noi siamo in campagna elettorale per l'amministrativa di Cagliari da 17 anni e questa volta si può fare. Questa volta si può fare. Tutti insieme, ovviamente. Donne, giovani, meno giovani, tutte le Cagliari, insomma, le Cagliari degli artigiani, le Cagliari dei lavoratori, del commercio, del mondo dell'impresa, perché nello sviluppo più generale, nell'idea di maggiore economia, di maggiori possibilità che si aprono possibilità per tutti e non per pochi, insomma per tutte le famiglie di Cagliari e non per quelle poche che hanno gestito troppo potere per troppi lunghi anni. Io credo che la città, e vengo alle critiche, alle differenze che ci sono, si dice che io non abbia un'idea di città, anzi che abbia bloccato tutto, sono riuscito a bloccare addirittura il campus universitario, almeno così è stato detto, mentre sì, senza neanche aver avuto la possibilità di governare d'altronde, però ho questi poteri, mentre chi ha fatto, chi ha bloccato, chi ha interrotto sviluppo per la città sono proprio coloro che oggi governano a livello regionale, coloro che si candidano nuovamente a governare la città, in particolar modo Massimo Fantola, che regge un governo regionale dell'uomo che avrebbe dovuto far sorridere tutti noi e invece mi pare dalle manifestazioni, dalle proteste, dai licenziamenti, dalla disoccupazione, dalla mortificazione dei lavoratori, delle imprese, del commercio e quant'altro, mi pare che pochi tornino a sorridere in questa nostra isola. Allora ci deve spiegare semmai il candidato, l'altro, Massimo Fantola, quali riforme, quali sono le cose che propone, che cosa noi avremmo bloccato nel corso degli anni, visto che loro hanno bloccato il campus universitario per gli studenti. Ha ragione professor Gessa, il campus serve per gli studenti che hanno diritto alla casa dello studente, ma poi ci sono gli altri 19.000 che non hanno diritto alla casa dello studente perché non accedono a quei posti, a quelle possibilità, a quella camera da letto per questioni di reddito e quant'altro dato dai parametri. Ma allora noi dobbiamo rispondere anche a quei giovani, perché rispondendo a quei giovani universitari che frequentano e vivono Cagliari, rispondiamo anche ai giovani cagliaritani in cerca di casa, perché abbattere il costo delle case, creare case per i giovani, riqualificare il patrimonio di immobili presenti in città e di aree private e pubbliche in stato di degrado ed abbandono, le zone militari dismesse e i suoi beni all'interno di queste aree, ebbene è una possibilità che si apre abbattendo l'ICI e la TARSU per i proprietari che affittano con contratto regolare a giovani, giovani universitari, giovani coppie, sono possibilità che si aprono per tutti, non solo per coloro che andranno nel campus universitario che noi vogliamo creare, e loro l'hanno bloccato, spetterà a noi crearlo, farlo, dare queste possibilità, così come è stato bloccato da loro l'accordo di programma di Sant'Elia, per la riqualificazione urbana, per dare la possibilità, una speranza, una fiducia a quel quartiere, agli abitanti e alla fin fine a tutta la città, di riqualificazione, di avere un lungomare che possa collegare la via Roma al Poetto. E per carità, non facciamoli giocare con la sabbia, hanno già fatto danni. Il Betile e quant'altro, insomma, proposte che abbiamo fatto, persino proposte sulla raccolta dei rifiuti. Avevamo iniziato anche una sperimentazione negli uffici regionali, doveva estendersi agli uffici del comune, l'abbiamo proposto, abbiamo chiesto che venisse ripristinato quel sistema, cioè di recupero della carta cosiddetta nobile A4, opera una piccola impresa in città, formata da giovani, che recupera la carta A4 degli uffici regionali e da una risma di 500 fogli di carta 4 nobile che serve per le fotocopie, per le stampanti, ottiene una risma da 400 fogli a metà prezzo rispetto alla risma da 500. Ebbene, anche quelle sono opportunità di lavoro. Così come non si capisce perché gli alberghi dove noi andiamo abbiano quel sistema di spegnimento automatico delle luci. Sfido chiunque di voi ad andare a trovare in un ufficio pubblico dell'amministrazione pubblica di Cagliari una lampadina anche nei servizi igienici che si spenga automaticamente e si accenda all'ingresso e si spenga all'uscita delle persone. Anche quello è risparmio energetico, visto che spendiamo milioni di euro in bollette. E il nostro avversario, invece di proporre cose, propone cose da segnare. Io
lo invito, prendete appunti. Cagliari si deve affermare su scala mondiale per un'egemonia culturale, ma manco in Russia lo dicono più, cioè l'egemonia culturale di Cagliari sul mondo intero, cioè neanche l'impero romano aveva pensato, immaginato di poter stravolgere culture, eliminare tradizioni, bellezze e patrimonio di conoscenza degli altri paesi per soffocare tutto col proprio patrimonio. Semmai conquistava, come diceva Tacito, si appropriava delle ricchezze altrui e laddove faceva il deserto lo chiamavano pace, però lasciava che gli usi, i costumi, le tradizioni corressero. L'altra idea è come si attira turismo. Si attira turismo facendo alberghi. Sarebbe facile, fai un albergo, tutti i turisti arrivano da noi. E la verità è che ognuno di noi viaggia perché è attratto dalle bellezze architettoniche, artistiche, dal paesaggio, dalle bellezze culturali, persino da quanto i cittadini di quella città sono capaci di accogliere lo straniero che viene in visita nella città. L'accoglienza, il dialogo, il suggerire al turista un punto e un posto da vedere, saper parlare magari la lingua del turista che arriva in città. Tutti noi ci spostiamo e i flussi turistici sono determinati dalle bellezze, dall'arte, dalla cultura, dai concerti, dai musei che si possono visitare, e questo è un altro tema che ci distingue. A noi i musei piacciono, sarà una colpa, una responsabilità, a noi i musei piacciono. E invece l'avversario col quale mi sono confrontato in questi giorni dice: pensate un po', i musei d'altronde li fanno questi musei in tutte le città del mondo, saremmo persino dei copioni se noi facessimo dei musei. Solo che non si capisce come in città che hanno un PIL, non si sa il BIL che è il benessere interno lordo, ma sicuramente un PIL molto più alto del nostro, ci siano musei che sono frequentati, visitati, che attirano flussi turistici. Allora non si capisce perché anche noi non si possa fare un bel museo delle tradizioni, della cultura nuragica, dell'arte, per esporre il nostro patrimonio artistico. Vado per flash, le cose sono tante, però mi preme soffermarmi su un punto, sui due temi che ha citato il professor Gezza: il tema del Mediterraneo e il tema dei diritti, dell'inclusione sociale. Sul Mediterraneo, per noi, se in quei paesi si dovessero aprire, come speriamo, pace, libertà, democrazia, per noi sarebbe un patrimonio immenso dove far correre cultura, conoscenza, arte ed economia, sviluppo, e esportare lì le nostre imprese, portarle lì per aiutare quei paesi, portare lì la nostra conoscenza, dare un contributo a quei paesi per formare la loro classe dirigente e dialogare insieme a quei paesi. Perché è vero che i turisti statunitensi e inglesi visitano poco i paesi arabi e i paesi del Nord Africa, ma noi potremmo essere un ponte per far visitare quei paesi venendo a trovare noi e consentendo a quei turisti di visitare quei paesi venendo a Cagliari, facendo vedere da Cagliari il resto del Mediterraneo, che non è un'idea egemonica, ma è invece un'idea di dialogo, di confronto, perché alla fine la pelle, le lingue, i colori diversi a noi piacciono e non ci fanno paura. Pensate persino negli aspetti più ormai per noi che guardano al passato, dell'industria mineraria. Pensate in quei paesi dove operano industrie e imprese e ci sono ancora miniere, quanto noi potremmo esportare di conoscenza, di tradizioni del lavoro in quegli ambiti, anche in quei paesi, magari anche introducendo alcuni elementari diritti sulla sicurezza del lavoro, il rispetto del lavoro umano e della persona. Abbiamo tanto da dare in un dialogo con quei paesi, e sarebbe il nostro futuro, tenendo conto che a Cagliari agli inizi del Novecento c'era una camera di commercio sardo-tunisina e venivano stampati giornali in lingua araba nella nostra città, e quindi il dialogo, il confronto con quei paesi deve essere continuo. Invece sul tema dei diritti, o meglio sul tema degli esclusi, degli ultimi, che per noi devono essere la nostra Itaca, il nostro approdo, su questi temi, professore, noi l'abbiamo scritto nel programma,
Per noi aiutare gli ultimi è una questione di diritti e di giustizia sociale, non è una questione di carità, è una questione di essere il nostro primo dovere, quello di aiutare coloro che stanno male, perché ci è stato insegnato a lei ed è patrimonio della nostra tradizione ed è nel nostro DNA. Che non riusciamo a essere liberi e felici se per la fin fine non lo sono anche gli altri negli altri paesi, persino lontani migliaia di chilometri da noi. E allora, per tutte queste ragioni, io vi chiedo un impegno, uno sforzo in più, perché è vero, lo si diceva, questa volta hanno paura, e lo si vede anche dai toni, dai modi. Il moderatissimo avversario, Massimo Fantola, diventa nervoso, si nervosisce, persino qualche volta pecca di stile, di mancanza, assenza di stile, dice appunto qualche volta provoca, insomma si vede che il nervosismo è arrivato, la paura di perdere, perché a lui non è concesso perdere dopo una lunga stagione di vittorie, a noi invece sarà consentito vincere per affermare in città un buon governo. E ve lo dico perché in questi giorni, rivolgendoci a settori che anche dal nostro interno guardiamo come lontani, poi a me vicini, perché per questioni familiari io vengo dal mondo dell'impresa, del commercio, ci ho lavorato, mio nonno era imprenditore, ne ha avuto prova anche Silvio Lai oggi al mercato di San Benedetto. E allora a quel mondo, no? Dico di guardare a noi con fiducia e di darci fiducia, perché una pubblica amministrazione trasparente, efficiente, rapida nel dare risposte ai cittadini e all'impresa, è capace di avere alte professionalità in grado di rispondere a quelle esigenze del domani, persino e non solo dell'oggi, dell'impresa, dei cittadini, dello sviluppo di tutti noi e della nostra città. Ebbene, è una questione che riguarda tutti e che può creare una città produttiva di idee, di passioni, di valori e di opportunità di lavoro che si aprono. E chiudo, l'ho fatta anche troppo lunga. Questi giorni una mail carina che mi è arrivata è di un'amica che mi diceva: bada, tu diventerai proprietario di tutti i gatti della città, perché il sindaco è proprietario delle colonie feline. E infatti, girando per strada, in questi giorni guardo i gatti con... cioè, loro mi osservano, forse sperano in un padrone, che li curi, che li assista, che sia buono, affettuoso anche persino, generoso di coccole d'affetto. Ebbene, io spero che i cittadini cagliaritani, come quei gatti che incontro, spero che guardino a noi con la stessa simpatia, perché alla fin fine noi pensiamo al benessere di tutti noi che siamo qua e di tutti coloro che sono fuori da questa sala, perché attraverso il benessere di tutti e di tutta la città ci potrà essere e ci potranno essere opportunità per tutti e per l'intera Sardegna. Grazie.